Il campo centrale del Roland Garros, siamo nel terzo set tra Connors e Chang. Chang ha vinto il secondo set per 7-5, siamo 3-2 Chang nel terzo, Connors era 2-0, ma è già per la seconda volta al secondo cambio di campo, viene assistito dal massaggiatore. Massaggiatore che è Bill Norris, che è appena uscito di scena. Qualche cosa, anche Connors, qualche fastidio ai muscoli dorsali, perché è stato massaggiato ai muscoli dorsali. Certo che ha fatto una faticaccia quinto set del match precedente, insomma, del match contro Agenor, ha lasciato il segno, insomma. Ma ha lasciato il segno anche le battaglie sui 5 pari del secondo set qui con Chang. Avrebbe avuto la possibilità di staccarsi sui 2-1 nel terzo gioco del secondo set, ha mancato 3 palle break, si è finito per perdere il set per 7-5, è dato 2-0 nel terzo, adesso però sembra in difficoltà. Comunque 3-2 Chang, servizio Connors. Insomma, siamo quasi alle 2:30 di partita, 2:24. Poi sicuramente una partita durissima, perché è stata una partita che non ha mai avuto un momento di respiro, no? Sempre palleggi tesissimi, molto accaniti. 0:15. Passante di dritto incrociato di Chang su un Connors che è venuto a rete e si è fermato a 3-4 metri dalla rete, per la verità. Quindi è venuto a rete abbastanza rassegnato. Ora, la rassegnazione è una parola che Connors non conosce, ma quando la condizione fisica comincia a non esserci più, anche questo dritto è lungo. 0:40. La risposta vincente di rovescio di Chang e Connors cede a 0 il servizio, siamo 4-2, dal 2-0 Connors, 4-2 Chang, e l'impressione che Connors non ce la faccia. Che però gioca in tale distensione, cioè senza nessuna rabbia agonistica proprio, quasi senza la quale lui è, insomma, è un mezzo giocatore. Sì, proprio stava palleggiando, cercando probabilmente di trovare il massimo rilassamento muscolare, perché qualcosa sicuramente non funziona nei dorsali. E sai, i punti fatti così facilmente non è mica facile farne molti. Trovare nella terra di nessuno Chang, che non riesce a giocare la dimivole di dritto. 0:30. Comunque con Connors non si sa mai, Rino, perché abbiamo assistito a tali e tante resurrezioni. È vero.
anche io. È sicuramente il giocatore di tennis che ha il temperamento più simile a quello di un pugile. E forse anche gli atteggiamenti. Lungo il dritto di Chang. 0-40, quindi tre palle break. Probabilmente sei sempre fatto anche un po' distrarre, beh, due volte l'intervento del massaggiatore Bill Norris in campo, ha visto Connors che non faceva altro che comprimersi il fondo schiena con una mano. Poi è proprio molto molto bravo Connors nel interrompere i ritmi della partita. Adesso Chang aveva appena messo a segno un ace, stava per ribattere, era concentratissimo, si fa dare un asciugamano, si asciuga la mano. Chang deve perdere un pochino di concentrazione così. Tardi, peccato, è proprio arrivato tardissimo. Una palla centrale. 15-40. Adesso 30-40, scusate. E 40 pari. Da 0-40 risale 40 pari Chang. Ed ora è vantaggio Chang, 5 punti, 4 punti consecutivi per lui. Ace di Chang ed è 5-2 Chang, terzo set. Partita in salita ormai per Jimmy Connor, 5-2 Chang, terzo set, un set pari. Connor ha mancato tre palle break nel game precedente. Gioca proprio a tutto braccio ormai, ma al quarto scambio non arriva. 0-15. Comunque con tutto il rispetto per Cianghettino, che bene o male ha vinto un Roland Garros, magari chi lo sa, con l'aiuto dei suoi tennis vincerà anche un altro in futuro, insomma si è visto un altro tennis, per almeno un'ora, un'ora e mezza, è un altro modo di giocare. Infinitamente più talento adesso c'è in campo, le vestigia di Connor. In campo uno che corre e un altro che deve cercare di fare il punto al primo o secondo scambio. 0-30. Pari. Yeah.
taglia di rovescio Chang, 40-30, da 0-30. Pari. È un Connor che non prende le distanze dalla palla, quindi si è lasciato arrivare proprio la palla un po' in bocca, come diciamo in gergo. Evidentemente troppo stanco e poi forse anche diminuito, non so che cosa abbia i dorsali. E addirittura con un doppio errore Jimmy concede il set per 6-2, un set che l'aveva visto addirittura in vantaggio 2-0, ma da quel momento qualche cosa non ha più funzionato nella vecchia schiena di Jimmy.